Ciao a tutti e ben ritrovati. Quest'oggi vi voglio parlare di un nuovo prodotto che ho acquistato qualche mese fa e quindi ho avuto occasione di provarlo anche sul campo. È un, diciamo, un'unità di archiviazione esterna, è della West Digital ed è il My Passport Wireless Pro. Perché ho scelto questo tipo di hard disk esterno? A mio parere questo hard disk esterno è il compromesso migliore per chi ama la fotografia o per i videomaker che hanno la necessità magari di spostarsi frequentemente e di avere sempre con sé i backup e i file che si creano. Inoltre, questo prodotto ha delle particolarità uniche nel suo genere. Vado a leggere. Allora, intanto abbiamo un lettore di schede SD 3.0 integrato che vi garantisce un trasferimento e una lettura fino a 65 megabyte al secondo e un 40 megabyte al secondo in scrittura. Questo slot che è presente su questo lato del contenitore vi garantisce di poter inserire la vostra scheda SD o micro SD con adattatore. E in questo modo, una volta inserita, avrete la possibilità, premendo questo tasto qui, di trasferire ciò che è all'interno della scheda nella memoria del vostro hard disk in una cartella specifica che è appunto una cartella chiamata trasferimento SD. Dopo, tramite l'applicazione, vedrete più avanti nel video, avrete la possibilità di selezionare in che modo i dati vengono trasferiti all'interno appunto dell'hard disk. Avete la possibilità di trasferire tutti i dati, quindi farvi una copia backup, o il sistema andrà a leggere i dati all'interno della scheda SD e vi trasferirà solo quelli nuovi, cioè quelli che non sono già stati precedentemente trasferiti al suo interno. Potete immaginare quindi l'utilità di avere una scheda SD all'interno della vostra macchina, andarla a inserire appunto sul lettore e trasferire tutte le foto, tutti i video al sicuro nella vostra unità esterna. In questo modo potrete liberare lo spazio della vostra SD o altrimenti averne un'ulteriore copia. Questo può avvenire anche tramite la porta USB 3.0 presente sempre sul case. In questo modo potrete trasferire dati direttamente dalla vostra fotocamera collegandola con l'apposito cavo o dal cellulare o da qualsiasi altro apparecchio che ha la possibilità di connettersi tramite presa USB. Inoltre, questo apparecchio ha all'interno una batteria che gli consente di funzionare anche senza rete, senza alimentazione. Questa batteria fa da power bank, quindi potrà andarvi a ricaricare eventualmente o il telefono o la vostra fotocamera se la ricarica tramite presa USB è consentita. Abbiamo poi un tasto di accensione e spegnimento che vi permette, andando a premerlo, di visualizzare lo stato della batteria, quindi il livello di carica, che è possibile visualizzare anche ripremendo il tasto. Vi farà appunto vedere quattro puntini azzurri che stanno per le percentuali di carica, il funzionamento dell'hard disk e appunto andrà a creare una rete wifi sia 5 che 2,4 GHz. Tramite l'applicazione sul telefono, tablet o dal vostro PC potrete connettervi al vostro hard disk e andare a gestire i vostri file. Adesso vi mostro il funzionamento sul vostro smartphone ed è lo stesso funzionamento che troverete poi sul tablet. Allora, andiamo innanzitutto a connetterci alla nostra rete. Inseriamo la nostra password. Una volta che la nostra password è
stata accettata. Andiamo ad aprire la sua applicazione MyCloud. In questo modo noi andremo a vedere ciò che c'è all'interno e a gestire il nostro hard disk. Allora, avremo appunto, come dicevo, la possibilità di vedere ciò che è stato importato tramite scheda SD. Allora, crea appunto delle cartelle in cui ci sarà per tipologia di macchina, per tipologia di fotocamera, scusate, per ora, data, in questo caso è la mia Panasonic LX. Andiamo ad aprire il contenuto. E in pochi secondi avremo la possibilità di visionare le nostre immagini all'interno appunto dell'hard disk, per quale poi potremo scegliere di scaricare una versione in alta definizione o di condividere tramite il tasto stampa, apri in un altro programma di magari post produzione, o mandarla via email o altro. In questo caso vi si aprirà il menu, in questo caso sull'iPhone, di tutte le vostre applicazioni con le quali condividere i vostri contenuti. Torniamo indietro, abbiamo poi la possibilità appunto di scegliere di vedere solo le foto all'interno del nostro hard disk, quindi sempre suddiviso per cartelle, o la musica, se avete scaricato la musica, in questo caso appunto abbiamo la possibilità di crearsi delle playlist, o i video presenti all'interno sempre del nostro apparecchio. In questo modo sarà più facile poter andare a selezionare o delle foto o dei video o dei contenuti extra. Andando in menu avremo la possibilità appunto di gestire il nostro hard disk, e in questo modo avremo la possibilità di valutare la capacità. Questa è una versione da 3 terabyte, abbiamo 500 giga di foto, di video, 40 mega di musica, 7 giga di foto, spazio libero 2,46, livello della batteria 99%, abbiamo la possibilità di ottimizzarla, in questo modo ridurrà il consumo energetico, la possibilità di riavviarla. Inoltre potremo andare a selezionare questo aspetto qui della scheda, sia del lettore di scheda SD sia del lettore di prese USB. Avremo la possibilità di copiare solo i nuovi elementi, quindi quando andremo ad importare i file da una scheda SD, di importare solo ciò che non è già stato importato, e l'importazione automatica, che significa che una volta inserita la scheda SD andrà automaticamente a leggere il contenuto e a copiarlo all'interno del nostro hard disk senza andare a premere alcun tasto. La stessa cosa vale per la presa USB, avete la possibilità di scegliere due comportamenti diversi, l'importazione automatica se lo desiderata e la copia dei soli e nuovi elementi o di tutto il contenuto. Inoltre questa applicazione vi dà la possibilità di connettervi ad altri sistemi di archiviazione tipo Dropbox, Google Drive, di gestire i vostri servizi, le attività, e album condivisi, e di condividere alcune cartelle con altre persone una volta che sarete collegati a una rete wifi esterna. Nelle impostazioni potrete avere la guida all'utilizzo, la versione dell'applicazione, dare un nome al vostro dispositivo, selezionare quale cache utilizzare, se da 1 giga fino a 128 giga, svuotarla eventualmente, avvisarvi se state utilizzando il piano dati per la sincronizzazione tramite magari il vostro telefono o il vostro tablet, recuperare i file più recenti
e abilitare una password per l'accesso al vostro hard disk esterno, più il tasto per verificare eventuali aggiornamenti. Bene, questo è l'aspetto di ciò che trovate nell'applicazione. Allora, pregi e difetti. I pregi sicuramente sono quelli di poter utilizzare questo in mobilità senza preoccuparsi di avere un computer sempre per trasferire i dati. Avete la vostra hard disk, lo accendete, 10 ore di autonomia sempre acceso e potrete trasferire comodamente i contenuti all'interno del vostro hard disk e farvi delle copie di salvataggio senza dover tirare fuori PC, portatile, tablet e quant'altro. La velocità non è eccellente, nel senso che sia per leggere che per trasferire i file in modalità wifi richiede un po' di tempo, mentre se lo andate a collegare direttamente con il cavo in dotazione al vostro PC o al vostro portatile, la velocità è nettamente superiore, il che vi consente di lavorare tranquillamente anche con programmi tipo Final Cut o Lightroom o quant'altro. Ed eccoci qua davanti al nostro computer, in questo caso io sto utilizzando un iMac. Andiamo a leggere le nostre impostazioni. Vi si aprirà il vostro browser e in questo modo, sempre tramite Wi-Fi, quindi l'apparecchio è scollegato dalla macchina, sta lavorando tramite connessione Wi-Fi, avrete in questo punto il livello di spazio libero, come abbiamo visto sia sull'applicazione, la quantità di giga utilizzate da ogni tipologia di file, tipo video, musica, o andando a cliccare sopra vi darà il numero di file, quindi abbiamo 3236 foto, 1898 file, altro, e abbiamo 2,5 terabyte libero. Avremo il modello, possiamo andare a vedere il modello, la connessione, in questo caso sono io che mi sto connettendo al mio modem che a sua volta si sta connettendo al nostro hard disk esterno. Abbiamo la possibilità di vedere il livello di carica. Se in questo momento andassi a collegare l'hard disk a un alimentatore, qui apparirebbe un fulmine che sta a indicare che la batteria è alimentata. Abbiamo un menu Wi-Fi che appunto ci consente di vedere quali dispositivi sono connessi e a quale rete il nostro hard disk si sta connettendo per poter uscire in internet. Abbiamo la possibilità di immettere le nostre password, il nostro nome dispositivo, ripristinare il disco, ripristinare il sistema. Il livello hardware, abbiamo quindi il livello della batteria 97, ci sta dicendo lo stato di alimentazione in esaurimento perché non è collegato appunto a nessuna fonte di alimentazioni, la possibilità di ottimizzare o le prestazioni o la durata della batteria. Giustamente andando a selezionare la durata della batteria, il livello di trasferimento rallenterà ulteriormente. Il blocco dell'unità, questo si sta a significare che se io andassi a collegare il mio hard disk in questo momento al mio Mac, si spegnerebbe il livello Wi-Fi e andrebbe in USB. Per evitare questo, per mantenere attiva la Wi-Fi anche quando è collegato al Mac, c'è il blocco unità. Praticamente la connessione tramite USB resta unicamente per l'alimentazione e non per il trasferimento dati. Abbiamo l'arresto dell'alimentazione o il riavvio, abbiamo i nostri contenuti, abbiamo un accordo con Plex Server per la visione e qui abbiamo tutti appunto i nostri settaggi con il quale possiamo appunto in questa zona qui andare a vedere se copiare tutti i contenuti o copiare solo i nuovi contenuti, più o meno quello che c'era anche sulla nostra applicazione su smartphone. Il supporto, abbiamo la possibilità di fare una diagnostica del nostro prodotto, un rapporto, inviare un rapporto per l'assistenza e la registrazione del nostro prodotto.
in più la possibilità appunto di valutare qual è il nostro software e quale versione ha e di verificare aggiornamenti o di andarla a installare manualmente i nuovi aggiornamenti. Abbiamo anche lo stato appunto dei dispositivi, che non c'è nessun accessorio USB collegato. Abbiamo i nostri allarmi, diciamo, in cui su questa campanella verranno notificati tutti i problemi. In questo caso la rimozione dell'unità è avvenuta non correttamente perché ho scollegato il mio hard disk senza andarlo prima ad espellere. Quindi avremo una piccola cronologia di tutto ciò che accade e che il nostro hard disk rileva come errore. Quindi, consigliatissimo per chi come me ama appunto andare a fotografare o a fare video in esterna o a muoversi. Consiglio, allora, l'ho trovato un prodotto molto molto interessante e per questo l'ho acquistato, anche se il prezzo non è proprio economico, principalmente per la possibilità appunto di crearmi dei backup in automatico all'interno di questo hard disk, che come potete vedere è molto silenzioso e quindi anche se state lavorando non vi dà alcun problema. Come dicevo, la durata della batteria è indicata 10 ore, io l'ho testata ed è veritiera la cosa. Avete la possibilità inoltre di fare uno streaming fluido dei vostri contenuti anche su televisori o altri apparecchi. E ce n'è un'altra versione che ha un bordo arancione che sta a indicare che la memoria è solida, è un SSD e quindi credo siano più veloci a livello di lettura e scrittura, però meno capienti. Spero che vi sia piaciuto questo video, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al mio canale, trovate il link su Amazon per andarlo a vedere ed eventualmente acquistarlo qui sotto nella descrizione. Vi saluto, alla prossima, ciao!